Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara un semifreddo coi fiocchi. Dato il caldo che c'è in questo periodo, abbiamo deciso di creare un semifreddo apposta, freschissimo, nel quale all'assaggio incontreremo tantissime consistenze diverse: il croccante, il morbido, l'avvolgente, il fruttato, anche la bellezza incontreremo. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per la base di questo delizioso semifreddo ci serviranno 250 g di biscotti belga Lotus e 90 g di burro fuso. Per prima cosa prendiamo i nostri biscotti, li spacchiamo leggermente con le mani, poi prendiamo il nostro mixer, ce li mettiamo dentro e tritiamo il tutto. Raggiunta questa consistenza aggiungiamo il burro e facciamo andare il tutto per altri 20-30 secondi. Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio e come potete vedere abbiamo preso la nostra teglia con circonferenza di 20 cm, sotto l'abbiamo tappezzata con della carta da forno e sui lati abbiamo messo l'acetato. Per chi non lo sapesse, l'acetato è una particolare pellicola trasparente che si usa per questo tipo di semifreddi. Comunque prendiamo il nostro composto, lo trasferiamo nella teglia. Sempre aiutandoci con il nostro carissimo cucchiaio, poi pigiamo il tutto per bene, in modo che copra tutta la superficie. Ed ecco qui come si deve presentare la nostra base. A questo punto la mettiamo o mezz'ora in freezer o almeno un'ora in frigo. Per il secondo strato della nostra torta ci serviranno 130 g di mascarpone, 500 ml di panna fresca, 50 g di zucchero a velo, 14 g di gelatina e 150 g di lamponi freschi. Per prima cosa mettiamo in ammollo la nostra gelatina in acqua freddissima per circa 10 minuti. Poi prendiamo il nostro mascarpone, lo mettiamo in una bowl bella capiente e, aiutandoci con le nostre fruste elettriche, lo mescoliamo un po'. Dai 500 ml di panna totale ne abbiamo tolti circa 100 perché ci serviranno più tardi, e la restante panna che ci è avanzata la mettiamo nella bowl assieme al mascarpone e allo zucchero a velo. Poi la semimontiamo. Ora mettiamo il nostro composto in frigo così com'è a riposare. Dopodiché prendiamo i 100 ml di panna che avevamo messo da parte, li mettiamo sul fuoco e li lasciamo sfiorare il bollore. Sfiorato il bollore non ci rimane altro che strizzare per bene la nostra gelatina, aggiungerla alla panna e mescolare per bene finché non si scioglie. Ora lasciamo tutto a raffreddare completamente. Quando la nostra panna e gelatina sarà ben fredda non ci rimane altro che aggiungerla poco alla volta al nostro composto di panna, mascarpone e zucchero a velo, mescolando sempre continuamente. Fatto ciò non ci rimane altro che tirare fuori dal freezer il nostro biscotto, aggiungere metà del nostro composto con molta cautela. Adesso non ci rimane altro che aggiungere i nostri lamponi qua e là e mi raccomando li schiacciamo leggermente in modo che la panna li copra. Ora copriamo tutto con la pellicola alimentare trasparente e lo mettiamo in freezer per 2 ore in modo che si indurisca per bene. Per la gelée di lamponi ci serviranno 200 g di lamponi freschi, 50 g di zucchero semolato e 4 g di colla di pesce. Per prima cosa prendiamo dell'acqua freddissima, ci mettiamo dentro la colla di pesce e la mettiamo da parte. Poi prendiamo un pentolino, ci mettiamo dentro i lamponi e lo zucchero. E lasciamo andare il tutto sul fuoco per 5 minuti. E dopo 5 minuti di cottura prendiamo il nostro composto e lo mettiamo in un passino.
Poi, aiutandoci con una palettina, applichiamo una leggera pressione in modo da ottenere un composto liscio e ottenere tutti i semi solo e esclusivamente nella parte del setacino. Dopo aver finito di setacciare tutti i nostri lamponi, non ci rimane altro che prendere la nostra colla di pesce, aggiungere al composto e mescolare per bene finché non si scioglie. Ora prendiamo la ciotola in cui c'era l'acqua con la gelatina, ci mettiamo sopra la ciotolina con il nostro composto e continuiamo a mescolare finché il tutto non sarà freddo. Passate le 2 ore e il nostro composto ormai è freddo, non ci rimane altro che metterlo ovviamente sulla nostra torta, sempre aiutandoci con la nostra palettina. Poi lo livelliamo per bene, seguendo il metodo che sto facendo alla mia mammina. Poi copriamo il tutto con pellicola trasparente e lasciamo il tutto in freezer per 1 ora. Passata l'ora non ci rimane altro che mettere sul nostro semifreddo il composto che c'era avanzato di mascarpone, panna e zucchero. Poi metteremo il tutto, ovviamente coperto con pellicola alimentare trasparente, in freezer per altre 2 ore. E per l'ultimo strato della nostra torta ci serviranno 400 ml di acqua, 10 g di colla di pesce e 70 g di zucchero semolato. Per prima cosa prendiamo la nostra colla di pesce e la lasciamo in ammollo per 10 minuti in acqua molto fredda. La mettiamo da parte. Prendiamo un pentolino bello capiente, ci mettiamo dentro la nostra acqua e lo zucchero. Poi portiamo il tutto sul fuoco e quando raggiungerà il bollore lo lasceremo cuocere per 4-5 minuti. Per il decoro della nostra torta ci serviranno dei lamponi, mango e papaya che noi abbiamo già tagliato a cubetti, dei mirtilli e qualche fogliolina di menta. Passati 5 minuti di cottura non ci rimane altro che spegnere il fuoco, prendere la nostra colla di pesce e strizzarla per bene, metterla dentro il nostro composto e aiutandoci con un frustino mescolare il tutto per bene finché essa non si sarà sciolta. Poi lasciamo il tutto a raffreddare finché non arriverà la temperatura ambiente. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio finale. Quando il nostro sciroppo sarà ben freddo, non ci rimane altro che prenderlo e metterne qualche cucchiaio sopra la nostra torta in modo che si formi una patina leggera. Circa 4-5 cucchiai. Ora, aiutandoci con una nostra pinzetta, non ci rimane altro che prendere un frutto alla volta e decorare la nostra torta come vogliamo. E dopo aver finito di mettere tutta la nostra frutta, non ci rimane altro che versare sopra lo sciroppo che c'era rimasto. Finito di fare ciò, prendiamo della pellicola alimentare trasparente, ce la mettiamo sopra e lasciamo il tutto in freezer per altre 2 ore. Ma guardate che meraviglia di una torta wow che ci è venuta, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di una torta. Mamma mia che buona ragazzi, è veramente perfetta. Infatti la base è croccante, leggera, con questo leggero retrogusto di caramello dato dai biscotti. Poi c'è questa mousse con mascarpone e panna, che viene completata anche dall'acidità del gelé e in tutto insieme dà un sapore veramente straordinario. Infine c'è questa parte di frutta 3D, come la chiamiamo noi, che è veramente una meraviglia e completa il tutto. Insomma ragazzi, veramente una torta stratosferica assolutamente da provare. Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!